parte del nostro pomeriggio insieme. E prima che cominci, insomma, visto che mi sono anche un po' rasserenata, no, rispetto a tutto il pomeriggio impegnativo e anche dal punto di vista emotivo per me, insomma, mi ero già dimenticata un sacco di cose. Scusate per quelli che non mi conoscono, insomma. La clac pagata. Comunque, pago. No, però ecco, tutto questo non sarebbe stato possibile se appunto la Mediateca Montanari, quindi il Comune di Fano, non ci avesse dato mandato e non ci avesse detto sì, per noi questa è una cosa importante, mettere in rete i gruppi di lettura, no? E quindi, insomma, io ringrazio molto il Comune, la nostra direzione, il nostro assessore. E anche la Fondazione Federiciana, che non so se voi conoscete, non tutti conoscono l'organizzazione a cui facciamo capo, che ci fa capo, ma la Fondazione Federiciana è una fondazione che sovrintende il buon funzionamento delle due biblioteche di Fano. E grazie al loro contributo, abbiamo potuto sostenere alcune piccolissime spese che ci sono state per organizzare la giornata di oggi. Quindi, insomma, la giornata di oggi l'abbiamo voluta appunto dedicare ai gruppi di lettura, e dedicare un pomeriggio ai gruppi di lettura voleva dire conoscersi, voleva dire confrontarsi sulle letture, ma voleva dire anche incontrare uno scrittore, un autore, cioè, come dire, qualcuno che, insomma, che scrive, che quindi sono il nostro particolare, il nostro punto di riferimento, gli scrittori, la letteratura. E quindi io chiamo qui con me, visto che così non sono più sola, Fabio Stassi, che abbiamo invitato a partecipare per questo pomeriggio. Farei un applauso. Grazie Fabio di essere qui con noi. Io sono particolarmente contenta, insomma, di presentarvelo. Perché Fabio Stassi, oltre a questo me ne devo vantare, scusami, oltre ad essere uno scrittore e uno dei migliori scrittori contemporanei italiani, così vieni definito anche in varie recensioni sui nostri quotidiani e nelle riviste che si occupano di letteratura, è anche un bibliotecario, quindi è anche un mio collega. E quindi ne vado fiera. Noi lo abbiamo, come dire, scelto, è da un po' che stiamo corteggiando Fabio Stassi, un po' come sai, attraverso l'Associazione Letteraria, che è l'associazione che organizza il Festival Letterario qui a Fano. Insomma, per noi è da qualche anno un punto di riferimento davvero interessante, un momento di riflessione, di incontro con gli autori, con i traduttori, perché danno tantissimo spazio ai traduttori ed è, insomma, sempre più apprezzato, negli anni sempre più apprezzato, e anche quest'anno avremo la nostra 3 giorni. Quindi dalla prima, questo a ottobre, giusto? E poi, quindi ti abbiamo conosciuto e ti abbiamo adesso anche letto, leggendo, condividendo con il nostro gruppo l'ultimo ballo di Waterloo, quindi il libro che hai pubblicato per Sellerio insieme a molti altri. In realtà abbiamo pensato di farti venire non tanto per farti parlare di quel libro, ma dopo comunque le domande, spero ci sia spazio per domande di qualsiasi tipo, ma per invece farti fare una conferenza, fatti condividere con noi riflessioni che riguardano invece il tuo ultimo libro, quello che hai pubblicato per Minimum Fax sui personaggi letterari, che è questo, Il libro dei personaggi letterari. Allora, noi lettori, ecco, credo che siamo tutti, no, stati segnati dall'incontro con alcuni dei personaggi letterari che abbiamo trovato nella nostra storia di lettori. Con questo libro, nelle parti che tu dedichi all'introduzione, eccetera, in realtà credo che tu abbia dovuto fare per forza, un po' perché lo sei, un grande lettore, ma hai fatto tante riflessioni che probabilmente potrai condividere con noi sulla lettura, sull'importanza della lettura. Si dicono tantissime cose, se ne dicono magari anche molte di banali, no? Io invece ho trovato che la tua riflessione sia molto interessante. Per noi era importante, come dire, creare questa giornata, dedicarla a tutti i lettori,
e quindi volevamo chiamare qualcuno che di lettura se ne intendesse davvero, perché normalmente in Italia si parla, appunto, questa è una delle cose trite ritrite che si, voi avrete sentito tante volte, avrete tante volte letto, si legge davvero troppo poco. Quindi la concentrazione è tutta su una fetta della popolazione che non legge, quindi, come dire, una riflessione sempre negativo, no? In realtà ci sono tante altre persone che hanno fatto della lettura un punto centrale della propria vita, e abbiamo visto, grazie a questa carrellata, come ci si può incontrare sulla lettura con tantissimi modi diversi. Spero che tu abbia potuto apprezzare, Fabio ha proprio voluto stare in fondo per godersi tutte le vostre presentazioni, quindi vi ha conosciuto tutti. Ecco, che qui si apre, penso, spero, il momento più interessante del nostro pomeriggio, e che ti vogliamo chiaramente dedicare, ma che dedichiamo a tutti noi, e che alla fine avrà uno spazio per le domande. Chiuderemo anche noi poi ti chiediamo, questo libro ci dà tantissimi consigli di lettura, magari te ne chiediamo anche qualcuno di loro te lo chiederà in modo esplicito, ma anche noi alla fine chiuderemo con delle brevi letture. Ogni gruppo ha un altro pochissimo po' di tempo per poter leggere un brano che dedica agli altri gruppi e che consiglia la lettura. Bene, io spero di aver fatto una presentazione giusta, ti ringrazio per essere venuto, per la tua disponibilità, e ti lascio questa attentissima platea. Intanto devo confessare di essere letteralmente terrorizzato. No. Entrare vari gruppi di lettura è come entrare in una specie di gabbia del leone, oppure su un tavolo anatomico. E per una volta sono anche io tra quelli che vengono sezionati, e per fortuna. Quindi questo credo che sia il mio, perché noi teniamo questi conti assurdi, tipo il 301esimo incontro che faccio in 9 anni, quindi dovrei avere, e invece ancora ho il batticuore, quindi vorrei iniziare con un grazie a voi, perché se non ci fossero i lettori, da parte non tanto degli scrittori, di chi scrive, ma da parte dei personaggi di romanzo, da parte dei personaggi, perché un personaggio di romanzo per me è una creatura, io l'ho sempre immaginata di carne e ossa, almeno così a casa mia, anche mia madre, insomma, me ne parlavano sempre come se fosse una persona reale. E quindi non ho questa distinzione, non riesco a fare, infatti sono un po' schizofrenico, questa distinzione tra realtà e letteratura mi viene difficile. Però, di fatto, un personaggio di romanzo torna a vivere ogni volta che un lettore apre il libro, e per fortuna i personaggi di romanzo hanno una sola data, almeno io, hanno la data di nascita, non hanno la data di morte, perché anche tra 2 secoli arriverà un lettore, riaprirà il libro, il personaggio tornerà. Quindi il loro cimitero è molto diverso, bisognerebbe, penso sempre, inventare una parola nuova che non sia cimitero, una parola dove di nascituri, insomma, dove i personaggi di romanzo hanno solo questa data di partenza, di nascita, e basta. Ora, io ho studiato Risorgimento all'università, ho studiato storia, non letteratura, e sento anche una specie di spirito carbonaro in questi... mi sembra un'idea che è sorprendente, anche rivoluzionaria in qualche modo. Creiamo una repubblica dei gruppi di lettura, delle Marche, una confederazione di lettori, è una cosa così, così bella. Allora, ho conosciuto in questi 9 anni, da quando ho pubblicato il primo libro, vari scrittori, incredibilmente quelli veri, ce ne stanno di tutti i tipi e di tutti i generi. Ce n'è uno che ha nel portafoglio, si è fatto fare un biglietto da visita con scritto "scrittore vivente", è Flavio Soriga. Io con la parola scrittore dico sempre che ho un certo imbarazzo, perché per me è una parola sacra, e se non ho
biglietti da visita, se ce l'avessi scriverei lettore pendolare. Pendolare perché anche questa è una cosa che ripeto, ma è la mia vita. Io pendolo nel senso che da 21 anni, a marzo ho fatto 21 anni di pendolarismo. Sono andato 21 anni fa ad abitare a Viterbo, che sta a 100 km da Roma, e per impiegare questi 100 km le ferrovie italiane mi ci fanno mettere 2 ore ad andare e 2 ore a tornare. Questo nella media, poi di solito saliamo a 2 ore e mezza, 3 ore, se capita qualcosa si rompe la locomotiva, insomma la macchina, si investe una pecora che attraversa i binari, cioè, capita veramente l'avventura dei pendolari, prima o poi ci scriverò qualcosa perché... E tra pendolari si instaura un rapporto come tra lettori, di fortissima solidarietà, perché ti svegli la mattina alle 5.25 circa. Tutti i pendolari hanno l'orologio in anticipo per non perdere il treno, quando perdi il treno i libri in questo viaggiare quotidiano sono veramente una salvezza, cioè io ripeto, mi hanno veramente salvato la vita, quindi sono un alcolista anonimo come voi e sono ammalato in letteratura. Cioè, ci sono due definizioni di questo, gli scrittori, ce n'è una che uno scrittore uruguaggio di Montevideo aveva definito letteratosi. Voi vi siete ormai contagiati, è una pandemia, la letteratosi. Oppure un altro, uno spagnolo, diceva il mal di Montano. Ce l'abbiamo tutti, penso, questo male. Io come pendolari ho calcolato, perché i pendolari sono anche esseri strani come gli scrittori, di aver fatto in questi 21 anni circa 1 milione di chilometri di strada ferrata intera. Ho passato 3 anni e mezzo, 4 anni interamente dentro un vagone ferroviario, e quindi la mia biblioteca, la mia sala lettura è sempre stato, non ho mai avuto, vengo da una famiglia numerosa, ne ho riprodotto un'altra, non ho mai avuto spazio a casa, quindi però per fortuna ho trovato nella mia vita, ho incontrato il treno, e se non l'avessi avuto non avrei non soltanto letto, ma non avrei scritto. E tutti questi viaggi di tutti questi anni, non mi ricordo più che le facce dei pendolari, mi ricordo proprio le voci dei personaggi di romanzo, perché per me un personaggio di romanzo è essenzialmente una voce, perché noi leggiamo, e Calvino diceva, dovremmo esercitarci a pensare per immagini. In realtà noi viviamo nella società delle immagini, ma questa capacità di riprodurre delle immagini che appartengono soltanto a noi c'è in qualche modo interdetta, proprio perché siamo invasi dalle immagini. Come lettori, io credo che noi esercitiamo anche la memoria in qualche modo dell'orecchio. Per me la letteratura è sempre stata molto... cioè io l'accosto sempre alla musica. Quando noi leggiamo un libro non ha delle immagini, di solito, insomma, i libri... questi caratteri messi in fila, l'alfabeto, una cosa strana. Eppure tu leggi... E la prima cosa, se il libro parla in prima persona, senti la voce del personaggio, la senti, ognuno la riproduce a modo suo, ed è ogni libro è per un singolo lettore, e questo è incredibile della letteratura. Ogni lettore legge il suo libro e sente la sua voce, ognuno di noi ha una voce diversa. E questa riflessione, sono andato poi, perché io mi fisso, ho parlato con molti medici, perché vorrei capire questo fatto della voce, mi incuriosisce moltissimo. Noi tutti abbiamo una voce diversa e dalla voce si capiscono molte cose, si capisce la di solito ad ascoltarla bene una voce... indovini se uno è emozionato, se uno è impacciato, insomma indovini anche a volte il carattere delle persone, anche la fisionomia, a volte dalle voci che senti nella radio. E con i libri
a volte ti sbagli. Infatti la prima volta che ho incontrato Andrea Bajani, che è uno scrittore italiano che io stimo moltissimo e vi invito a leggere, di Torino, e la prima volta che ci siamo visti eravamo a Napoli, un festival letterario, mi fa: ma io immaginavo che tu fossi grasso, e io pensavo che tu fossi magro, e infatti eravamo completamente diversi da come ci eravamo immaginati nei libri, però ci siamo abbracciati lo stesso perché ci volevamo già bene prima di conoscerci. E dai libri passa molto affetto, passa prima non mi ricordo chi l'ha detto, questo sentimento dell'amicizia, ed è vero, perché io non mi ricordo i libri che ho letto, mi ricordo sempre chi me li ha fatti leggere, e evidentemente chi me li ha fatti leggere aveva una ragione per suggerirmi un libro, aveva visto qualcosa in me o voleva darmi non era un consiglio spassionato, era grazie all'entusiasmo rispetto a quel libro, ma anche ho qualcosa diretta proprio a me. E quindi io credo molto che ci sia questo veicolo di amicizia, di affetto e di sentimento. Volevo parlarvi oggi, pensavo, non sapevo da dove prenderla, perché i personaggi di romanzo sono tantissimi, parlerei per ciascuno, meriterebbe. Pensavo di parlarvi un po' dei libri che ho incontrato nella mia vita, che è stato anche un po' un caso, e credo molto nel caso. Il caso ha a che fare con la lettura. A casa mia i libri non c'erano. Non c'erano perché semplicemente la mia famiglia è una famiglia molto umile, siciliana, emigrata a Roma, e di libri, emigrata dalla Sicilia e da altre parti, e di libri quando emigri è difficile te li porti dietro, ma tra l'altro il livello anche loro era spesso sgrammaticato, da terza elementare, quinta, qualcuno, pochi avevano studiato, però avevano il rispetto del libro, cosa che un po' forse si può dire in parte si è persa, cioè loro non avevano studiato ma rispettavano moltissimo la letteratura, e questo mi hanno insegnato. E avevano tre libri che si portavano sempre dietro, che sono stati i primi tre libri della mia vita, e che appunto che ancora conservo in un palchetto della mia libreria, ed erano dei tre libri stranissimi. Poi era un Lermontov, un Pushkin e un Vittor Hugo, L'uomo che ride. Tutti e tre i libri avevano la stessa copertina di tela blu, proprio io ho questa memoria proprio tattile, perché col libro lo tocchiamo. Il libro intanto ha a che fare con il tatto insieme all'orecchio, è l'altro senso che esercitiamo moltissimo, secondo me, anche quando leggiamo. Ora, non so perché questi tre libri mio padre e mio nonno si erano portati. Tra l'altro, poi andando avanti, ho pensato che i siciliani hanno a che fare con i russi in qualche modo, c'è proprio un ponte anche, lì c'è la Siberia, il gelo, qui c'è lo scirocco, il caldo, ma probabilmente due esperienze abbastanza estreme. E rispettavano moltissimo, amavano la letteratura russa, mistero. Però in realtà di libri c'erano solo questi, io li leggevo, li ho riletti tantissime volte perché avevamo questo, ma loro erano, anche se non sapevano, insomma, se leggevano poco, avevano studiato poco, erano dei grandissimi narratori. Quindi la mia prima educazione non è stata libresca, introduzione alla letteratura è stata sempre attraverso la voce. Attraverso la voce i narratori orali avevano una capacità di trattenere l'attenzione, di incuriosire, e avevano soprattutto le storie da raccontare e la lingua con cui raccontarla. La prima era mia nonna, poi era una specie di popolazione perché erano tantissimi. La prima era mia nonna, che poi ho infilato per forza, poi queste figure poi ritornano in qualche modo in un romanzo, e l'ho chiamata Nonna Lupe. Nonna Lupe, la chiameremo così per ora. Nonna Lupe era nata a Buenos Aires e quindi non era italiana, era figlia di italiani, emigrati a loro volta, quindi emigrazioni su emigrazioni. Era nata a Buenos Aires e improvvisamente a 16 anni, quando aveva 16 anni, il padre
aveva aperto una carnezzeria che però non andava bene. Lei era stata promessa sposa a un boxer. E questo per me è già letteratura. Un boxer argentino. Io dovevo essere il nipote di un boxer argentino. Quindi... E il boxer poi torna, per esempio, in Charlie Chaplin, ma sì, preso in prestito da un libro di Paul Auster, è un boxer che balbetta. Quindi che ha con la voce un problema comunque. E c'era un personaggio balbuziente, il primo personaggio di cui ho scritto era un balbuziente, anche questo del balbettio, insomma. E insomma, mia nonna era, si doveva sposare con questo boxer. Poi succede questo, che il padre, la carnezzeria va male, non funziona. Allora loro si devono abbandonare... La macelleria, sì, siciliano, sì, noi si diceva così. E loro decidono devono andarsene. E sono in dubbio se andare a Montevideo, a New York, a Nuova York, o tornare in Italia. E alla fine vanno a Montevideo. Quindi sempre letteratura, Montevideo è la letteratura uruguagia, poi Onetti era, Juan Carlos Onetti, quello che diceva la letteratosi. E insomma... vanno a Montevideo, però il padre decide di passare in Italia un'ultima volta per chiudere gli ultimi affari che aveva in sospeso con i parenti, quindi chiudere i conti per sempre definitivamente con l'Italia, e fa un errore capitale e si porta dietro la figlia che ha 16 anni, che appunto era mia nonna, che non doveva, arrivano a Palermo, devono stare sì e no 3 settimane, 4 settimane, un mese, sistemare l'eredità, queste cose qua, prendere, ripartire, e succede che dopo 3 settimane praticamente mia nonna scappa con un tunisino. Quindi è altro elemento narrativo. Un tunisino che figlio a sua volta di un'altra emigrazione, c'è tutta un'emigrazione italiana in Nord Africa, che se n'erano andati dal sud al sud, e questa è proprio una scala, si scende sempre. Insomma, se ne va con il tunisino, la classica fuitina, si dice in siciliano, passano una notte fuori di casa, dopodiché non si può, matrimonio riparatore per niente, perché il padre non la perdona, comunque, e se ne parte da solo. E quindi se ne torna a Montevideo e lei resta qui col tunisino, diciamo così, a 19 anni, ha 3 figli, storie di altri tempi, non tornerà più in Argentina, non rivedrà più suo padre, quindi è una storia anche di fortissimi strappi, di gente che in qualche modo prendeva in mano il suo destino a 16, 17, 18 anni e ti cambiava la vita. E quando lei pronunciava la parola America, che è una parola che sempre nella mia infanzia io ho sentito pronunciare 1 milione di volte, perché ho almeno 1 milione di cugini dall'altra parte dell'oceano, e pronunciava la parola America, aveva sempre un suono doppio, era miele e veleno. Miele perché comunque le ricordava l'infanzia, insomma la lingua, lo spagnolo, e veleno perché comunque era uno strappo, un dolore, un trauma. Era rimasto il boxer, poi dall'altra parte, insomma, ogni tanto lei diceva se fossi rimasta, oppure rimpiangeva moltissimo i paesaggi, perché comunque era la sua infanzia, aveva vissuto lì, e parlava questa lingua mista di spagnolo e dialetto siciliano. Io non mi stancherò mai di ripetere che noi cresciamo in una lingua e non in un luogo. E si cresce in una lingua, non si cresce in un luogo. Io sono cresciuto a Roma, ma non sono romano, perché non sono cresciuto nel dialetto romano, ma in questo dialetto, soprattutto nel dialetto siciliano, anche in questi dialetti misti, ho trovato tutto questo discorso sulla lingua e sulla lingua salvata in Elias Canetti. E questo è un libro meraviglioso, per me è il libro Il Comodino, quando mi dicono che è la lingua salvata, il primo volume dell'autobiografia, in cui Canetti è... Canetti è un personaggio, nasce in Bulgaria, lui è un ebreo sefardita che nasce in Bulgaria, dove parlano appunto, lo spagnolo è la lingua della sua infanzia, lui dice lo spagnolo è la lingua della mia infanzia, perché anche lui aveva una nonna sefardita e parlava spagnolo.
sente un taglialegna armeno che canta una canzone ai profughi e dice da allora l'armeno divenne la lingua dei profughi. Il padre e la madre si erano innamorati a Vienna e per lui, dice, il tedesco è la lingua dell'amore. Il padre era morto a Manchester e dice l'inglese è la lingua della morte. Fa tutto questo discorso sulle lingue e cosa corrisponde a ogni lingua, un sentimento, un affetto, ed è un libro meraviglioso in cui mi sono ritrovato. Ho ritrovato tante cose, infatti Sciascia diceva che i siciliani sono come gli ebrei, un po', proprio perché hanno questo sentimento della diaspora così forte. E noi avevamo a casa appunto questo sentimento, era così forte che nonna Lupe durante le feste a Roma, no, tantissimi, apparecchiava per quelli che non c'erano, che erano rimasti in Sud America, in America, prima iniziava a apparecchiare per quelli che non c'erano. E ogni tanto arrivava qualche telefonata e la scena della telefonata era meravigliosa perché più lontano arrivava più forte si urlava perché bisognava farsi sentire, quindi se arrivava la telefonata da Montevideo era un delirio, ti sentivano fino all'altra parte. Io dicevo sempre ma guardate il telefono, non c'è bisogno di urlare, va bene, ma era la loro. E mia nonna diceva sempre no, zitto, perché noi abbiamo l'unica cosa che abbiamo per davvero, e ricordati, noi siamo poveri, non abbiamo niente, ma che cosa abbiamo? Abbiamo il fiato, è sempre la voce, abbiamo il fiato nel senso abbiamo la parola, e con la parola possiamo fare tutto. E avevano questo rispetto per la parola, tanto che in siciliano c'è un'espressione bellissima che anche questa ripeto sempre, ma che non trovo da altre parti, in altri dialetti, che ai bambini e alle donne o agli uomini o tra innamorati si dice sciatumeo, cioè si dice fiato mio, ed è la cosa più bella che puoi dire come gesto d'amore, proprio perché il fiato è tutto, è il respiro. Voi quando leggete diventate il respiro del libro o del personaggio di cui leggete. Quindi lei, diciamo così, si apparecchiava per questi assenti e si iniziava a raccontare, spesso quando non arrivavano queste telefonate, la storia di quelli che non c'erano. E quindi esercizio della memoria, esercizio del racconto, esercizio della narrazione e soprattutto della proiezione fantastica, perché io questi non l'avevo mai visti. E ne sentivo sempre parlare ed erano sempre con l'epiteto zio, lo zio, ecco. Inizio a parlare di questi perché per me sono come personaggi di romanzo in qualche modo, perché ognuno di loro aveva una storia e ogni tanto riappariva in carne e ossa quello che per me per anni era stato un tipo, uno che era rimasto sopravvissuto a Capo Matapan, uno dei 12 sopravvissuti del naufragio della Pola, che era stato 3 giorni a mollo in acqua, e zio Frank se n'era andato in America, poi un giorno lui, zio Frank, torna e mi racconta, io non misi mai più piede in acqua salata da quel giorno, che sono incipit molto simili a quello di García Márquez, mi ricordo la volta, che perché è una storia incredibile, un uomo che non fa più il bagno a mare dopo essere stato, naturalmente, nelle ore 40, ma per tutta il resto della sua vita, dopo essere stato a mollo per 3 giorni. E una volta venne, anche questa è una storia che ogni tanto racconto, ma semplifica questo discorso, arrivò e la storia, come io ho capito di essere il nipote del capitano Acap. Allora, un giorno bussarono alla porta e arrivò un altro zio, lo zio Amerigo. E subito anche lì mi dicono lo zio Amerigo, l'America, la battuta classica che si faceva era l'America si chiama così per lui, quindi va bene. Lo zio Amerigo in realtà non era emigrato in America, era emigrato anche in America, ma prima di essere emigrato in America se n'era andato in Africa, anche lui, ma in Africa del Sud. E in Africa del Sud aveva contratto una malattia
una mosca tsetse, dicevano, l'aveva punto e aveva perso una gamba. Quindi bussa ed entra quest'uomo vecchio, perché i vecchi, una volta i vecchi erano vecchi, erano molto più vecchi di adesso, nel senso che avevano le rughe, cioè non erano uomini, poi magari avevano 60 anni, ma ed entra quest'uomo con un cappotto nero, con questa gamba di legno, e entra, prende posa e mi incaricano a me di fare gli onori di casa, di portarlo in salotto, quindi di farlo sedere, spostare le sedie, il tavolo, di farlo fare sedere un uomo con una gamba di legno, quindi e lui si siede, è la prima volta che mi vede, io avrò sì e no 11 anni così più o meno, e la prima volta che mi vede e mi chiede mi fa una domanda assurda e mi chiede di toccargli la gamba, che veramente una richiesta un po' assurda da fare a un bambino soprattutto. E io avevo letto una riduzione appunto di Moby Dick nella biblioteca della scuola, in cui c'è tutta una dissertazione sulle gambe di legno, non so se vi ricordate, ma tanto che il capitano Huckab, la gamba del capitano Huckab, sono un esperto, la gamba del capitano Huckab non è di legno, è di mascella di capodoglio, cioè quindi di un materiale indistruttibile, durissimo. La mia curiosità è stata, il capitano Huckab, che come se il capitano Huckab ti suonasse a casa, entrasse e ti chiedesse di toccargli la gamba. E la mia curiosità fortissima era di sapere appunto come fosse, ma al tempo stesso c'era questa vergogna, non so come dire. E lui comunque alla fine mi avvicino e faccio forza e faccio coraggio e con le nocche busso, diciamo, a questa gamba, che effettivamente era di legno, e lui, con il gusto che avevano loro, e anche questo, che loro avevano questo gusto di trovare la frase proprio per queste occasioni, la frase definitiva, la frase perfetta, oggi si dice con una parola difficile, aforisma, ma in termini anche più popolari era proprio avevano il piacere però della parola anche, e quindi condensare un mondo, condensare un'esperienza, una vita in una frase. E lui mi dice, cioè vedi, perché era l'esempio, e poi l'esempio io dovevo l'insegnamento, mi dice vedi, partire è come perdere una gamba. E quindi quando uno ti ha detto, un uomo con una gamba di legno che è tuo zio, che non hai mai visto, e ti dice una cosa del genere, hai definitivamente più o meno capito che cosa vuol dire emigrare o perdere la terra madre e perdere una parte del proprio corpo. E poi faccio una gara tra di loro con queste frasi. Questo quindi. Questo tanto per dirvi che erano tutte storie di spartenza, si diceva in dialetto siciliano, non di partenza, di spartenza, è molto più forte. E appunto mia nonna, sempre per tornare alla lingua, non usava la parola emigrato o emigrante, ma usava la parola desterrado. La parola desterrado è più forte e si usa in spagnolo anche in portoghese, ma vuol dire proprio sradicato, strappato a forza, tirato via dalla tua terra natale, per ragioni principalmente economiche, perché il mondo è ingiusto, la società è ingiusta e voi come gruppi carbonari dovete fare qualcosa. Ma quindi questa è stata la mia prima educazione, e io ripeto, è un'educazione assolutamente letteraria. Al tempo stesso leggevo, ma i primi libri che lessi da bambino, una volta si leggeva Salgari, che oggi si legge molto meno, forse se ne parli ai ragazzi non sanno nemmeno chi è, e invece Salgari è un personaggio di un fascino e anche di una tragicità incredibile. Tra l'altro si suicidò ed era abbastanza giovane, la madre e la moglie impazzì, fu ricoverata in manicomio, doveva scrivere 3 pagine al giorno, gli editori gli stavano dietro, è una storia molto, molto triste, aveva 4 figli proprio, e di Salgari
Lessi da ragazzo tutto il ciclo diciamo di Sandokan, ma mi sono fatto questa idea io che in Italia manca il romanzo del risorgimento, perché noi abbiamo proprio un buco nella nostra storia, nel nostro romanzo, che è quello del risorgimento, cioè gli americani sul West hanno fondato un'epopea nel cinema, e noi sul risorgimento, che comunque è avventuroso, è una lotta di liberazione, non abbiamo pochissimo in termini soprattutto letterari, a parte Ippolito Nievo e qualcosa, Manzoni traslitterato un po', però abbiamo poco. E sono convinto io che il romanzo del risorgimento italiano l'abbia scritto Salgari, perché ho trovato, e io pensavo all'inizio fosse una mia follia, ma in realtà poi ho trovato una lettera sua in cui lui dice che il personaggio di Sandokan, e qua sempre torniamo ai personaggi di romanzo, come vengono inventati e ritornano dalla realtà, lui lo pensò, lo immaginò sull'esempio di Garibaldi. Ora, e se ci pensate un attimo, Garibaldi e Sandokan sono molto simili, capelli lunghi, corsari, perché Garibaldi era un marinaio, faceva la guerra di corsa a Montevideo, appunto. E poi ha un luogotenente, ed è Yanez, ma lui aveva Nino Bixio, i tigrotti di Montpracen, e sembrano i mille con la camicia rossa, l'isola di Montpracen ed è Caprera, cioè ci sono analogie incredibile, ed è soprattutto lo spirito però che pervade quei romanzi, che sono romanzi per ragazzi, però lo spirito è lo stesso spirito idealista di giovani, tanti giovani che per esempio anche di queste parti e del nord vennero a morire in Sicilia o a Roma per liberare, e c'è sempre questo rapporto tra romanzo e storia, e questo Salgari è stato fondamentale proprio tra i primi libri che ho letto, e io e anche perché questo rapporto appunto tra storia e letteratura mi ha sempre incuriosito, perché la storia, che è l'altra mia grande passione, la storia si fonda sulla realtà, diciamo la storia è il territorio della realtà. Ed è interessante, io non so se come gruppi lettura leggete, ma cioè quel gruppo anche politico che ho visto, che leggono anche filosofi, leggete anche, ci sono i testi di alcuni storici del Novecento, sono scritti in un modo impeccabile, ma interessantissimo proprio come dibattito. Ma la storia per me è il territorio della realtà, la letteratura è, semplificando un po', è il territorio della possibilità. E tra i due mondi però c'è una continua promiscuità, e io penso che il romanzo contemporaneo nasca come nasce col Don Chisciotte, ma nasce come parodia della storia. In qualche modo il Don Chisciotte nasce da una necessità di riparazione. Mi piace questa espressione proprio, perché si scrive? Perché uno... perché il mondo appunto senti l'ingiustizia, in qualche modo si sente, si percepisce, si avverte l'ingiustizia del mondo, si vorrebbe cambiare, non si potrà cambiare purtroppo o molto poco, e però lo si fa, ci si prende una rivincita attraverso il romanzo, appunto, dove si aprono tutte le possibilità. Il Don Chisciotte, che è è una grandissima parodia della storia, un'odissea, riprende Ulisse, poi ogni personaggio di romanzo riprende un personaggio precedente. Ulisse era andato per mare, lui va per terra, e ci sono anche lì, però è un prendersi gioco del racconto della storia. Poi si sviluppa il romanzo in maniera più o meno consapevole come antagonismo alla storia, al racconto della storia, cioè gli scrittori che trafficano con le bugie, con l'invenzione, con la finzione, con la fantasia, l'immaginazione, in realtà non credono, proprio perché trafficano con la finzione, non accettano, non credono che il racconto della storia sia vero.
cioè noi prendiamo per vero quello che ci hanno detto di, e soprattutto appunto gli storici. In realtà ogni notizia, c'è tutta una discussione sulle false notizie. Le false notizie, c'è uno storico, Mark Bloch, che ha scritto il libro Le false notizie di guerra. E loro devono stare, gli storici devono stare attenti molto più degli scrittori all'anacronismo psicologico, lo chiamano, cioè prestare a un'epoca di 3 secoli fa un pensiero di oggi. E questo è un errore, ma accade. Ma soprattutto la storia viene, è stata scritta in qualche modo dai vincitori, dal potere, in qualche modo da chi si è scritto poi, anche per certificare, legittimare alcuni privilegi. Questa demistificazione della storia viene fatta, secondo me, dal romanzo. Questa è una funzione profonda, anche sociale, politica del romanzo. Mette in dubbio il racconto della storia. In questo Sciascia, anche per me, è stato un altro degli scrittori che ho amato di più nella mia adolescenza, anche perché leggevo i siciliani, proprio perché per me leggere i siciliani era tornare a casa. Dico sempre che per me la cartina geografica della Sicilia o una cartina geografica non ha le città. Io immagino sempre la mia cartina geografica ideale della Sicilia: non c'è Palermo, Catania, ma c'è Berga, Sciascia, Bufalino, Consolo. E i siciliani, meglio di tutti, hanno per esempio scritto la controstoria di questo paese, cioè italiano. Hanno cominciato con Verga, con una novella che si chiama La Libertà, in cui lui ha iniziato a riraccontare il Risorgimento, ecco, per esempio, in chiave però critica. Poi si sono passati il Testimone, poi è arrivato De Roberto e ha raccontato nei Viceré l'affermarsi della borghesia, che c'è una frase che andrebbe più cioè meriterebbe più fama di quella del Gattopardo, cioè adesso che abbiamo fatto l'Italia, lui dice, dobbiamo farci gli affari nostri. E questo fine 800, 1890, ed è, insomma, e De Roberto ha raccontato la delusione del Risorgimento. Poi è arrivato Pirandello. Pirandello riprende il discorso nei Vecchi e Giovani, 1905 mi sembra, e racconta i fasci siciliani, la via di altra delusione storica. Il romanzo sembra che racconti sempre una delusione storica. Poi arriva Brancati. Brancati è uno scrittore di una meraviglia, non si legge più, ma e ti racconta il fascismo in chiave di personaggio romanzesco. Col Bell'Antonio ti fa l'uomo più bello di Catania. Mi sembra che lui dica le sue ciglia battevano, cioè ogni volta che battevano le sue ciglia una donna sveniva, più o meno. Era così bello, infatti nel film, poi lo fa Marcello Mastroianni. E in realtà Brancati ha un problema, che è impotente, ma lui sta parlando non tanto del problema del personaggio, ma sta parlando di un problema di tutto un popolo che era diventato impotente rispetto alla dittatura e non sapeva più come fare, e di questi invece questo culto della virilità, che è proprio retoricamente il difetto italiano più diffuso e più antico, anche che sia anche quello, che viene messo in farsa, appunto, parodia della storia, parodia del vizio nazionale. E Brancati, poi dopo Brancati abbiamo Sciascia, Consolo, Bufalino. Bufalino è un altro scrittore immenso che ho avuto la fortuna di non di conoscere personalmente, di parlarci una volta al telefono e di avere un epistolario con lui. E Bufalino scrive quella che è la montagna incantata della nostra letteratura, cioè Diceria dell'Ontore, e come per me equivale alla montagna incantata di Thomas Mann. Ma scriverà Il Guerrin Meschino a un certo punto, scrive questo romanzo, non so se si trova, si chiama Il Guerrin Meschino, che è sulla storia di un puparo, in Sicilia ci sono questi pupari, che a un certo punto è un romanzo, uno dei pochi romanzi che si interrompe. A un certo punto stacca e lui, perché? Dice,
è arrivata l'intrusione della realtà, lui dice proprio l'intrusione della realtà. Che cosa è successo? Che mentre lui stava scrivendo questo romanzo hanno ucciso Falcone e Borsellino. E lui smette e dice basta, non si può far finta di niente e continuare a raccontare le storie. Quindi questo rapporto tra fantasia e realtà, appunto, è sempre... Io non riesco a definirlo, continuo a pensare che i personaggi di romanzo vengano da questa parte del mondo e dall'altra pure noi l'andiamo. Però Sciascia diceva appunto che la storia non esiste e lui metteva proprio in dubbio la storia, cioè la realtà in qualche modo. E c'è questo libro che è Consiglio d'Egitto, non so se l'avete letto, hanno fatto anche un film, il Consiglio d'Egitto racconta la storia di un falsario alla fine del Settecento, di un monaco, che di un abate, l'abate Vella è l'unico che conosce l'arabo a Palermo. Siamo alla fine del Settecento, arriva l'ambasciatore del Marocco a Palermo e lo portano a vedere un antico codice arabo, tipo questo, in una teca, come qui in questa biblioteca. Lui fa da guida perché è l'unico che conosce l'arabo, e mentre l'ambasciatore del Marocco dice bello questo codice, un codice qualunque, una vita di Maometto qualunque, l'abate Vella, che è furbo, dice, lo traduce dicendo ah, ma questo codice è unico in tutta Europa, è l'unico, non ho mai visto niente di simile, dovete assolutamente tradurlo, affidare l'incarico per esempio a questo vostro abate, così anche magari lo pagate, gli date una villa, e lui, per farsi dare queste prebende, diciamo così, si inventa un codice che non è stato scritto, riscrive. E vedete, riscrive la storia. Allora, fin qua, sembra anche così, insomma, una furbata. In realtà, al momento che lui inizia a scrivere la storia dell'invasione araba in Sicilia, e quindi di mille anni fa, inizia ad appassionarsi, fa ricerche e scrive una storia opposta a quella ufficiale, cioè sapete, le terre erano state date ai nobili, ai latifondisti, e lui scrive una storia in cui le terre che appartenevano agli arabi andrebbero ridate tutte alla corona, cioè al re, e quindi tolte ai latifondisti. In questo la scrittura diventa un fatto sovversivo e anche un fatto, cioè... E si allarmano, quindi succede a Palermo, si allarmano perché una cosa del genere, se va in porto, qualcuno potrebbe perdere i propri privilegi. E c'è una pagina al centro di questo romanzo in cui Sciascia riflette sulla storia e dice la storia non esiste, la storia, ma esiste, forse esiste la storia di vostro nonno, di vostro padre, di vostra madre, chi l'ha scritta? Le storie si perdono. Esiste l'albero, lui dice sempre, e lui dice proprio esiste l'albero con le foglie, ma non esiste la storia delle singole foglie. E qua c'è tutta anche il pessimismo siciliano, perché i siciliani vengono dai greci, che viene dai greci, è antichissimo, dal fato greco, dai miti greci, poi dal fato arabo, poi dal cattolicesimo, dal cristianesimo, quindi è da tutte le invasioni che abbiamo avuto e subito, e metti in dubbio tutto. Allora, come puoi intervenire sul reale? Rimettere le cose a posto, ripristinare in qualche modo una giustizia perduta soltanto attraverso la finzione, soltanto attraverso una controbugia. Come fa Saramago, infatti, e chi lo fa? L'altro adesso vi racconto una cosa su Saramago, che Saramago, io quando esce il primo libro di Saramago nel 92 impazzisco, perché
memoriale del convento, Saramago fa esattamente per il Portogallo quello che i siciliani hanno fatto per l'Italia, cioè fa una controstoria del Portogallo, libro dopo libro, il memoriale del convento per il 600, il 700, Mafra, e poi uno dopo, fino anche all'invasione islamica e araba del Portogallo. Lì c'è un redattore di bozze, c'è un personaggio che ha messo anche, c'è un redattore di bozze che inserisce una negazione. Che lo fa di proposito, gli arabi non mette un non dove cambia, rovesciando il senso della storia, e come l'abate Vella, iniziando un percorso, Saramago è stato lo scrittore ai miei 20 anni insieme ai sudamericani. Sentivo questa vicinanza probabilmente perché Saramago in qualche modo è portoghesi, spagnoli e siciliani hanno molto in comune, ma hanno molto in comune proprio nello sguardo del mondo. E tanto che ero impazzito, tanto che nella biblioteca dove lavoravo, sì, io stavo in una biblioteca prima di questa, adesso lavoro negli studi orientali, prima stavo in storia contemporanea, appunto avevo studiato storia, e decido di inventarmi un trucco, insomma, un convegno invitando Saramago. Come la padre, sì, Saramago, sì, Bufalino e Consolo. Incredibilmente Bufalino mi risponde al telefono, cioè, e lui mi risponde, però mi dice che lui non usciva dalla Sicilia, non si muoveva, era un sedentario. Saramago, troviamo un fax, gli mandiamo un fax, lo invitiamo a parlare delle biblioteche della memoria e del sogno, e lui arriva una mattina in biblioteca e trova il fax di Saramago. È stato uno dei giorni più incredibili. Cioè, e Saramago dice, grazie alla proposta, importante. In realtà devo venire in Italia a ritirare un premio, andava a ritirare il premio Mondello. Dice, vengo con mia moglie, passo, mi fermerei a Roma, allora farei una sosta a Roma, verrei in biblioteca da voi, mi fermerei, vi chiedo soltanto magari se potete ospitarmi due o tre notti, ci chiese con la moglie. Bene, l'università italiana. Io camminavo un metro da terra, vado in segreteria nel mio dipartimento a dire, guardate, possiamo far venire Saramago, era il 95, in Italia ancora non lo conoscevo, insomma non era molto conosciuto. Mi dicono, ma deve essere un personaggio di chiara fama. 10 anni dopo, quando vinse il Nobel, andai lì. Vi ricordate il personaggio di chiara fama che non ho invitato? Insomma, vergognandomi, scrissi a Saramago dicendogli che l'università italiana purtroppo non gli pagava, che però lo invitavo io a casa mia, e meno male che non è venuto, perché sarebbe stata una responsabilità enorme, gli avrei prestato la casa. Cioè, insomma, per me era il più grande scrittore. Il libro che amo di più di tutti, il suo, è L'anno della morte di Riccardo Reis. Quindi se, non so se non l'avete letto. Tutto Saramago, perfetto. E Saramago e i sudamericani, per me poi subito dopo furono, diciamo, dopo i siciliani, i sudamericani, gli altri, il grande incontro dei miei 20 anni, proprio quando, perché continuo a pensare che con i libri sia come quando incontri con le persone, cioè un libro effettivamente ti cambia, ti può cambiare la vita, come incontrare certe persone. Mi fido molto del caso. Non vi ho detto una cosa, che da bambino noi abitavamo a Trastevere, in questo appunto quartiere popolare di Roma, allora popolare, poi dopo hanno sfrattato tutte, perché noi eravamo in un affitto equo canone. Questa è una storia triste, tutta la scala è stata sfrattata 5 anni fa, perché non è più un quartiere popolare, perché non esiste più l'affitto equo canone, perché la società padrona degli appartamenti ha convocato tutti gli inquilini, e nonostante fossero inquilini da 50 anni,
gli ha triplicato l'affitto. Mio padre fu a 80 anni, che era rimasto vedovo da solo, eh? Lo chiamano e gli dicono: lei non si può più permettere di abitare a Trastevere, perché in 50 anni il quartiere è cambiato. Questa è di una violenza spropositata. Neanche gli hanno detto: lei come fa? Gli hanno detto: non se lo può più permettere. Dice: ma quant'è l'affitto? No, non, già pagava 1000 euro. Sarebbe stato da 2000 euro in su. Insomma, un uomo a 80 anni se ne è stato sfrattato. E questa è, e anche questa è finita in un libro che ho scritto, ma perché trovo che una storia di una, che la perdita della casa, per me è stata la perdita della casa dell'infanzia. E con questo vorrei un po' chiudere tutti questi discorsi anche. Perché scrivere in qualche modo è come cercare di ritornare alla casa della propria infanzia. Io ho immaginato questa scena, un personaggio donna che perde la casa della sua infanzia e che sta per chiudere per l'ultima volta la casa vuota della sua infanzia, e in questa casa non c'è più mobile perché è vuota, appunto, è successo anche a me, nel senso abbiamo dovuto portare via tutti i mobili, eh? E lei improvvisamente tira fuori, questa è stata un'immagine che mi è venuta in mente perché a volte quando inizi a scrivere parti proprio da quasi una scena, ti immagini una scena, e lei tira fuori, io ho pensato questa cosa, tira fuori un blocchetto di, sapete, quei fogli gialli adesivi, i post-it. Lei prende questo blocchetto e inizia a scrivere il nome delle cose che erano dentro la sua casa, quindi inizia a scrivere telefono, perché una volta i telefoni erano appesi, e attacca questo post-it dove c'era il telefono, poi credenza, poi sedia dove si sedeva mia nonna Lupe, oppure banchetto del ciabattino dove stava uno zio che visse tutta la sua vita in una cucina, e inizia a ripopolare la casa con questi foglietti, e la scrittura in qualche modo fa questo attraverso appunto le parole. E in qualche modo ripopoliamo la mancanza, cioè riarrediamo le cose che abbiamo, cioè le case che abbiamo perduto. E mi è capitato di parlarne in Brasile, curiosamente, proprio perché vi dicevo che dopo Saramago ebbi questa passione per gli scrittori sudamericani. E ricordo ancora proprio il giorno che mi iscrissi a un esame in letteratura brasiliana all'università. E tra i testi d'esame c'era Jorge Amado e Donna Flor e i suoi due mariti. Io andai in una libreria, ricordo ancora proprio il libraio che mi tira giù questo, era un libro Garzanti, anche lì la memoria del tatto, un libro Garzanti giallo con quella copertina, e mi consegnò questo libro. Per me mi si aprì un universo parallelo, perché capivo tutto quello che Amado scriveva, perché era in qualche modo esperienze anche molto simili, o comunque. E un mese fa è morta in Brasile Miriam Fraga. Miriam Fraga era una poetessa, anche questa credo poco tradotta in Italia, forse non tradotta, però bravissima. E incredibilmente, tanti anni dopo la scoperta di Amado, il suo mondo, qualche anno fa ricevo un invito da parte dell'Università di Salvador de Bahia di andare a fare una conferenza, a tenere una conferenza lì, a Rio e a Salvador. A Salvador mi invita alla Fondazione Amado. Per me era la Fondazione Amado, è al centro di Salvador de Bahia, questa città al centro del Brasile, dove tutto si è mischiato, dove il meticciato è, dove una donna bionda può partorire un figlio di pelle, il figlio può avere la pelle nera perché il nonno era così, è tutto mischiato. E sono andato lì a tenere, insomma, un incontro, e mi ha invitato, insomma, mi ha ricevuto questa Miriam Fraga, che era la direttrice della Fondazione Amado. Per me è incredibile. Poi era una fondazione piena di, con un archivio fotografico enorme, e mi chiedono, la prima cosa mi chiedono: che cosa vuoi vedere?
E io gli dico qualsiasi una foto, di come un desiderio, cioè sapete come i bambini, eh? Prima gli chiedo il frontespizio, di vedere il frontespizio di Donna Flor, ho visto il frontespizio con cui lui aveva aggiunto a mano proprio la citazione, quindi sembrava appena licenziato. Poi io in questo archivio fotografico mi dicono: chiedi tu cosa vuoi vedere, una foto. Faccio Ungaretti, perché sapevo che Ungaretti era stato in Brasile, Ungaretti c'ha tutta una storia, e incredibile, aprono gli archivi, i bibliotecari brasiliani con i guanti e tirano fuori una foto di Ungaretti, commovente per me, di Ungaretti a casa di Amado, una festa, e poi tirano fuori altre foto, mi fanno vedere, ce n'era una bellissima. Amado, sapete, era sposato con una italiana che si chiamava Zelia Gattai, scrittrice anarchica friulana emigrata in Brasile, quindi sempre il tema della migrazione, Zelia, e lei amava moltissimo suo marito, e c'è una foto bellissima in cui si vede Jorge Amado nudo alla macchina da scrivere, seduto, fotografato di nascosto da una libreria dalla moglie, è una foto di una tenerezza sconfinata, ma non mi ricordo perché sono arrivato qui, ma ci sono arrivato, vabbè, la digressione è la letteratura, però Lawrence Stern diceva sempre l'avventura di Tristram Shandy, all'inizio c'è una trottola di legno che è tutta sbilenca, che va sempre storta, e la tira non va sempre così, e lui dice praticamente la letteratura, il romanzo è questa cosa qui, l'arte della digressione, inizio un discorso e poi bisogna vedere come ritorni, però se ci ritorni quindi è sempre come camminare sul filo. Mi sono ricordato nel frattempo, prendo tempo, che in Brasile mi ha invitato anche un pittore. Cioè vieni nel mio studio, vado nel suo studio, e questo pittore dipingeva lo stesso quadro centinaia di volte, curiosissimo, un pazzo, cioè una casa, centinaia di imprese in tutti i modi, da avanti, distorto, da sotto, dal sentiero, insomma era sempre però lo stesso, una specie di masserizia brasiliana, insomma. E dice, vedi, cioè questa è la casa della mia infanzia, e lui non faceva altro che ridipingere sempre, fatto io l'avevo appena perduta, quindi era molto fresco anche come dolore, e lui dice, e qua mi ha ricordato i vecchi della mia infanzia, un altro aforisma in portoghese, mi dice, vedi, la casa da infanzia è un santuario. Poi dice, a casa da infanzia è smantellata, che bellissimo in portoghese, smantellata, perduta, insomma, è un santuario profanato. Ed è proprio così, e io lo sentivo, quindi mai come con loro mi sono sentito proprio compreso, nonostante le migliaia di chilometri, lingue diverse, esperienze diverse, e questo... è questo, che il romanzo è un fenomeno sovranazionale, il romanzo più della poesia, perché il romanzo è più facilmente traducibile. Il romanzo non ha confini, uno scrittore non è apolide, in qualche modo è apolide, nel senso non appartiene, non, la sua carta d'identità, la nostra carta d'identità come lettori anche, è fatta dei libri che abbiamo letto. Sostanzialmente ci dovrebbe essere il nome dei personaggi che abbiamo amato, non, quasi non il nostro, e in questo io mi sento in qualche modo, dico sempre scrittore, faccio fatica a dirlo, però diciamo non uno scrittore italiano, ma in qualche modo tunisino o albanese o in qualche modo anche sudamericano, proprio perché penso che il romanzo parli degli universali, cioè della condizione umana, che è uguale, secondo me, è più o meno uguale in tutti i tempi e in tutti i posti. Grazie davvero.
tantissimo. Ci sono delle domande, vogliamo approfittarne, qualcuno vuole chiedere qualcosa rispetto insomma, alle tantissime suggestioni che ci ha dato Ettore. Vorrei regalare a Fabio Stassi una battuta sulla storia riscritta, sulla storia che viene cambiata. Sull'inserto mensile del Sole 24 Ore, il che è diretto molto bene da Christian Raimo, nell'ultimo numero di marzo c'è un bellissimo articolo di una giornalista sovietica, russa, non mi ricordo il nome, il titolo dell'articolo è Who is Putin? E in questo articolo elenca come viene visto Putin, quello che ha fatto, c'è la biografia di Putin. E verso la fine dell'articolo, adesso non ti sto a leggere il pezzetto, però dice che Putin sta riscrivendo la storia, ma la sta riscrivendo letteralmente sui libri e sta riportando in auge gli zar, l'imperialismo e Stalin. Stalin l'ha definito un grandissimo manager e gli zar li riporta in auge per l'acquisizione della Crimea. Per farla breve, la battuta che va di moda adesso in Russia è: la Russia è un paese dal passato imprevedibile. Sì, grazie. Loro sono degli esperti. Già insomma Stalin cancellava persone dalle fotografie. Adamnazio memoria, sì, sì, sì. Sì. Ma però come battuta è perfetta proprio. Sì, sì, sì. Curiosamente mi viene in mente, una volta sono stato invitato anche, oltre che in Brasile, perché queste cose accadono poi con i libri, che è la parte più bella, che anche ti invitano nei posti più assurdi, più incredibili che mai... mi hanno invitato in Lituania, dove esistono ancora le case della letteratura sovietica. Ormai sono fatiscenti, e c'era un incontro nella casa della letteratura sovietica e avevo scritto, sì, perché io avevo scritto un libro su uno scacchista che è Capablanca, e gli faccio fare, i russi amavano gli scacchi, sono poi, tra l'altro è affascinante perché sono il gioco anche della storia, del potere, del... Tra l'altro nella biblioteca dove sto ho trovato una discussione, un libro del 600 dove si discute se gli scacchi o il backgammon raccontano meglio l'uomo. Il backgammon ha 5.000 anni è il gioco dei dadi, gli scacchi il gioco della strategia, diciamo, ed è interessantissima come, cioè, da una parte l'intelligenza e l'enorme capacità combinatoria, dall'altra il caso, se cosa condiziona di più la nostra vita. I giapponesi sostengono che sia il Go. Il Go, anche, sì, infatti. Anche perché è molto più complicato. Sì, gli scacchi, i russi amano gli scacchi, e in questo romanzo facevo incontrare Capablanca con tutto i quadri del Partito Comunista Sovietico, perché effettivamente lui era molto amato. Quando andava in Russia negli anni 30 faceva delle partite per esercitarsi, e accadde che lui dovette giocare contro tutti i 10 più importanti personaggi del Partito Comunista Sovietico, e naturalmente era Capablanca, era un genio, li batte. Ma io mi sono inventato che a un certo punto esce da una colonna Stalin, che sta guardando e che deve in qualche modo, non può farsi ridicolizzare così da uno che poi era nato a Cuba, pure un cubano, e quindi e dice: adesso giochi con me. E quindi il potere che gioca con naturalmente Capablanca sta per vincere, perché ha un appuntamento, fa presto due tre mosse, e a un certo punto Stalin, mi sono immaginato, proprio quando sta per perdere, ruota la scacchiera e la gira dalla sua parte, quindi si prende i pezzi di Capablanca e lo mette all'angolo, ed è una cosa pure che il potere, i dittatori fanno sempre, è un gesto violentissimo. A quel punto Capablanca riesce, dopo pensare, insomma, a trovare una mossa che manda in stallo la partita, e riesce in qualche modo a salvarsela. Però sì.
Cosa devo dire? Ah no, c'è una domanda. Ah, no. Pensavo dovessi esplicitare quella cosa del Go. No, ma non è così. Comunque sì, il Go è, i giapponesi dicono che sia più importante. Adesso non so se hai sentito che c'è stato un computer che ha battuto un campione. Ma mentre battere i campioni di scacchi è stato un esercizio di forza brutta, perché le possibilità dopo una mossa sono circa 35-36, dopo una mossa di Go le possibilità diventano 140-150, per cui non è più un fatto di intelligenza proprio. Comunque, detto questo, volevo dire due cose. Il fatto dell'immaginazione, della voce, della figurarsi i personaggi, no? Mi dà sempre fastidio, infatti, quando vado a vedere un film e poi mi trovo dei personaggi che sono completamente diversi da come io me li ero immaginati. Faccio un esempio per tutti: Gustav von Hartmann in Morta a Venezia. Lui è bravissimo come attore, ma io me l'ero immaginato tutto in maniera diversa. Contesto il fatto che si debbano comunque confrontare. Sono due linguaggi diversi che non hanno nulla, dove il libro è uno spunto per. L'altra cosa che era quella della storia inventata, i romanzi che la inventano. Allora, se uno oggi vuole capire bene la Francia dell'Ottocento, non devi leggere i saggi storici, devi leggere Balzac, perché è lì che viene fuori tutto quello che è. L'ultima cosa, poi ho finito. Allora, dunque, faccio come gli spagnoli, ci metto il punto interrogativo davanti e il punto interrogativo dietro. L'altra cosa è che dicevi all'inizio sulla verità e la finzione. Allora, in effetti, mentre le scienze, la storia hanno verità che sono mutabili, nel senso che la teoria scientifica si evolve in un'altra, quindi quello che era vero 100 anni fa non è più vero oggi, nella storia vengono interpretati, trovati documenti, eccetera. Quindi dal punto di vista della scienza, dal punto di vista della storia, non esiste una verità incontrovertibile, mentre esiste nella letteratura. Cioè, il personaggio della letteratura, che si chiami Lucia Mondella, che si chiami Antonio Kreger, eccetera, eccetera, esiste, è reale, è vero, è la propria verità che è incontrovertibile. Grazie. Quindi la vita è finzione? No. Grazie. Sì, intanto come lettore bisognerebbe proprio rivendicare la propria immaginazione rispetto al cinema, al cinematografo, come si diceva una volta. Nel senso che noi, i personaggi di romanzo, ci costringono a immaginarli con le loro... mi sentite? Comunque sì, no, dicevo che noi il grande Gatsby ce lo immaginiamo ormai o come Robert Redford o come Leonardo DiCaprio. Noi dobbiamo ribellarci a questo come lettori. Assolutamente, e cercare insomma di... grazie al cielo la voce, nessuno ci può togliere il nostro modo di immaginarci le voci dei personaggi. E quindi assolutamente, proprio perché la lettura è un esercizio di libertà. Dicevo, e quindi dobbiamo esercitare la nostra libertà proprio gli antichi non avevano due parole per distinguere immaginazione e fantasia come le abbiamo noi, avevano una parola sola. Noi poi, soprattutto la cultura occidentale ha distinto immaginazione e fantasia. Mi piacerebbe ricordare qua Gianni Rodari, che è uno scrittore che forse è considerato anche ingiustamente, secondo me, solo uno scrittore per bambini o per ragazzi, ma per me è stato una pietra miliare, ma proprio nel senso di concepire la letteratura e l'ironia che c'è sempre nel romanzo, nella letteratura, in chiave sovversiva, rivoluzionaria, utopistica. È l'unico posto dove appunto alcune possibilità possono, cioè sì, possiamo prenderci. Thank you.
Questo è Putin, perché lo fa sempre quando... come ha sentito parliamo di lui, è la censura. E noi parleremo più forte, perché allora non ci importa, certo non sarà un microfono che... Ecco, adesso funziona. Volevo farle una domanda su i primi tre romanzi che ha citato, quelli della biblioteca di suo padre. Volevo sapere, ecco, visto che si parla di russi, come l'hanno segnata questi tre libri, in che misura, solo diciamo per la loro fisicità corporeità, oppure se sono stati importanti proprio anche nei contenuti. Sì, dei tre, i russi, tantissimo, Pushkin per una certa cura anche del ritmo, ma più di tutti probabilmente Victor Hugo. L'altro giorno ho conosciuto un ragazzo che si chiama Victor Hugo, perché il padre l'aveva chiamato proprio così, Victor Hugo di nome, incredibile, e io non ci credevo, ho fatto no, Victor Hugo. L'uomo che ride, perché c'è tutta una parte sul circo, per esempio, sul circo, sui nomadi, su alcuni personaggi fuori misura. In questo sicuramente è tutto esagerato, e nella letteratura io amo i personaggi o troppo bassi o troppo alti, che in qualche modo hanno un disagio rispetto, esprimono anche così un disagio, però almeno nei romanzi trovano un posto. E Victor Hugo moltissimo, tra l'altro anche lui fu l'unico che prese una posizione in difesa della Repubblica Romana, ma questo però va a suo merito, mentre i francesi invadevano Roma, lui fu l'unico, praticamente protestò al Parlamento francese, insomma anche in questa funzione civile. Ma mi ricordo le pagine circensi, quelle sicuramente mi sono rimaste a lungo dentro. Ma qua un'altra domanda? Professore, noi abbiamo letto... No, è la seconda persona che mi chiama... No, sono contentissimo, perché in realtà ho l'abilitazione all'insegnamento, ma nessuno mi chiama mai. Però il barista di Viterbo, dove prendo il caffè, ci vado solo per questo. Bene, sono contenta. Noi del nostro gruppo del mercoledì da lettori abbiamo letto uno dei suoi ultimi libri, L'ultimo ballo di Charlot. Prima mi era venuta spontanea una domanda e adesso la devo fare pubblicamente per giustizia per le mie amiche lettrici e lettori. Lei si è ispirato veramente sulla biografia di Charlot per questa partenza, per l'emigrazione, oppure frutto di fantasia, forse di tutte e due le cose? Grazie. Grazie. Prima mi ero dimenticato di dire, adesso lo trovo, grazie per infatti l'occasione, che appunto io vivevo a Trastevere. A Trastevere c'è questo mercato che si chiama Porta Portese, un mercato popolare, vengono il sabato notte a montare i banchi, un grandissimo, occupa tutto il quartiere. E c'erano i banchi dei libri, c'è un'espressione, Manzoni dice i mountain banchi, bellissima, e dei libri usati. Da ragazzo due libri trovai in una di queste bancarelle, e uno era un manuale di scacchi di Capablanca, era un manuale copertina verde, traslucida, con tutte le parole e tutte le partite di Capablanca segnate, e l'altro era l'autobiografia di Charlie Chaplin. Ecco, è stato un caso che io trovai e dal mucchio tirai fuori questi due libri sopra un banco, insomma, di vecchie edizioni. Però, 40 anni dopo, su entrambi i personaggi ci ho scritto e appunto, come dicevo prima, a volte incontrare un libro veramente è come, sembra quasi un destino, una specie di appuntamento, non so se...
caso o magia anche sembra quasi. Con Charlie pure avevo un appuntamento da tanto tempo, proprio perché mia nonna, come vi dicevo, apparecchiava per quelli che non c'erano, e l'unico che non era della nostra famiglia per cui veniva apparecchiato a tavola, aveva così il diritto di sedere a tavola con noi durante il Natale, era Charlie Chaplin. È curiosissimo, e infatti io ho passato molti Natali nella mia vita, dico sempre, seduto accanto a lui, perché la sua sedia vuota, che poi una sedia vuota è un oggetto letterario per eccellenza, molto più che una tante volte molto più che una sedia piena, nel senso che ti inizi a immaginare chi è, chi ci doveva sedere, ma chi era questo Charlie che doveva venire a mangiare con noi, perché gli apparecchi, perché lo volevano a tavola con loro. E guarda caso, anche lì destino, combinazione, incredulità, in qualche modo lui morirà una notte di Natale, proprio come in una favola. E noi erano ancora tutti vivi, e scese il lutto generale a casa mia. Perché indossava i panni loro. Aveva i panni, e c'è proprio il film L'Emigrante 1917, ma ancora i panni e la maschera, il personaggio di Charlot, più che Charlie Chaplin in persona, il personaggio che aveva creato, era per loro esemplificativo di tutta la loro vita. Quello a 20 anni se n'era andato dall'Inghilterra in America con una controfigura che si chiamava Stan Laurel. E così i miei a 20 anni se n'erano andati all'Argentina, era la stessa storia, a cercare il proprio destino in qualche modo. Quindi con lui avevo un po' un appuntamento, conoscevo molto bene la sua vita, proprio perché sin da bambino leggevo l'autobiografia, ho letto tutto di lui, c'ho una specie di piccola biblioteca chapliniana a casa. Ma al momento che mi è venuta la follia di scriverci sopra un romanzo di invenzione, su una persona così famosa e su una persona poi che aveva già raccontato la sua vita e non potevo riraccontarla, l'aveva già fatto lui, la mia scommessa era proprio di usare la finzione per arrivare a quella verità che possiedono i personaggi di romanzo, e che ci puoi arrivare soltanto attraverso delle bugie. Cioè non la puoi riraccontare le cose come sono andate. E per me ho avuto la sensazione di avercela fatta perché tutti i mestieri che io faccio fare a Charlie Chaplin sono tutti inventati, ma l'80%, il 90%, ogni tanto mettevo una cosa vera per far finta che le cose potessero stare in piedi. Ma una volta stavo in macchina e ho sentito che alla radio, incredibile, anche questa incredulità totale, parlavano di questo libro e non avevo capito, però dopo un po' mi sono fermato, accostato, perché e i giornalisti stavano parlando di quando Charlie Chaplin aveva fatto L'Imbalsamatore. L'Imbalsamatore. Io tutta questa serie di mestieri che gli avevo fatti erano fortemente simbolici, nel senso avevano tutti a che fare con la memoria. Cioè L'Imbalsamatore, lui vorrebbe imbalsamare i ricordi, il tipografo vuole imbalsamare le parole, l'allenatore di pugilato della resistenza, insomma, hanno tutti i mestieri. E questi giornalisti di Radio 2 stavano dicendo tra di loro, commentavano e dicevano: ma ti ricordi quella scena di tempi moderni in cui, quella scena famosa in cui lui fa l'imbalsamatore? Non esiste questa scena, non è mai stata girata, perché semplicemente lui non l'ha mai fatta. E lì in quel momento io ho spento il motore e ho pensato, ci sono cascati con tutte le scarpe,
perché ho pensato di avercela fatta in qualche modo, perché loro avevo instillato un ricordo che non esisteva, cioè si ricordava una scena di un film e quindi è la vendetta della letteratura sul cinema. E sono stato molto fiero. È un'altra cosa che prima non vi ho detto, ma che aggiungo adesso, che i miei, oltre a queste grandi storie orali, c'erano anche dei grandissimi bugiardi in mezzo, cioè della gente che sapeva raccontare le bugie. E ce n'era uno in particolare che resta nella mia infanzia, una figura mitologica che noi chiamavamo lo Zuvito, lo zio Vito, ed era un uomo con una pancia enorme, straccali, giacca, a Ferragosto stava sempre vestito, anche se c'erano 40 gradi, non si sa. Lui arrivava, recitava poesie e diceva che erano sue, e naturalmente erano di Martoglio, Pirandello, insomma, e se ne appropriava, ma come voi, come ho letto, come diceva Massimo Troisi, le poesie sono di chi gli servono, così anche i romanzi ai personaggi. E poi raccontava delle storie incredibili, e però inventava sulla realtà. L'uomo andò sulla Luna, 1969, ricordo fondamentale della mia infanzia. Lui inventa che aveva brevettato una tuta per camminare sull'acqua e che la NASA gliel'aveva comprata per non so per quanti dollari. E questo racconto veniva fatto proprio a braccia, diciamo, no? Sul marciapiede, tutti seduti fuori, ed era un rito. E lui raccontava questo scafandro, questi stivali, che aveva fatto la prova camminando dalla punta della spiaggia di Castellammare del Golfo fino al castello sull'acqua, e insomma, e tutti i seri ascoltavano, lo Zuito era... Io che ero bambino, naturalmente quando è troppo è troppo, misi a ridere in quel caso e ricevetti un altro insegnamento fondamentale della mia carriera, poi futura, una grande sberla, un timpulone da parte di mio padre che mi disse non si ride anche per due motivi, perché per i vecchi e i vecchi si porta rispetto, e poi perché le bugie sono una cosa seria. Allora, no, e lì ho capito che forse le bugie hanno a che fare con la verità molto di più delle cose vere, che quindi se io volevo cercare la verità intima di quest'uomo, comunque, dovevo prendermi l'incoscienza, in fondo, nel romanzo, di inventare. Noi ti ringraziamo tantissimo e ci avviamo alla conclusione del nostro pomeriggio insieme, che avevamo previsto si concludesse con delle brevissime letture che ciascun gruppo avrebbe, come dire, letto per consigliare i libri tra di loro. Non so se appunto sono tutti ancora qui, perché alcuni magari se ne sono andati, però io comincerei chiamando i lettori, che sanno benissimo che abbiamo pochissimo tempo per chiudere, e poi